Milan 4, Venezia 0. Allora, il Milan ha vinto è la frase più bella del mondo. Non esistono frasi migliori di queste. L'umanità non è riuscita a inventare una frase migliore di questa. Ma stasera abbiamo sbagliato tanto. Nonostante il 4-0, stasera abbiamo sbagliato tanto. Tanto. Allora, io devo capire una cosa. Non è che stiamo parlando di fisica nucleare, non è che stiamo parlando di geopolitica, stiamo parlando di calcio. Com'è possibile che qualunque squadra affrontiamo si ritrova decine e decine di volte nell'arco di una partita con un uomo solo, indisturbato, tra le nostre linee? Com'è possibile? Stasera è andata bene che abbiamo giocato col Venezia, che probabilmente è la squadra più debole del campionato. A me Venezia non mi sta antipatico, però credo che sia destinato a tornare in Serie B. È andata bene perché abbiamo affrontato un avversario così, se no avremmo patito le pene dell'inferno anche stasera. Nel secondo tempo sul risultato di 4-0 ci hanno fatto gol perché abbiamo pasticciato in area di rigore. Poi meno male che il gol è stato annullato per un fallo subito da Loftus-Cheek. Ma subiamo troppo. Gli altri, qualunque squadra arriva negli ultimi 16 metri nella nostra area di rigore con troppa facilità. Siamo in inferiorità numerica a centrocampo. Fonseca gioca nella stessa maniera in cui più o meno giocava Pioli, quindi presumo, come dico da 2 anni e anche di più, che al Milan gli allenatori non fanno le formazioni, c'è qualcun altro che decide, perché l'atteggiamento è lo stesso. Io non so chi è la proprietà, chiunque sia la proprietà, vuole show, spettacolo, vuole gol, ma noi non possiamo permetterci di perdere punti e partite per avere show e spettacolo. Serve un centrocampista in più. Questa squadra deve giocare col 4-3-3. Questa squadra deve giocare col 4-3-3. Se no, appena non becchiamo una squadra come il Venezia, sono guai. Nella stagione scorsa abbiamo fatto 99 gol. E nelle prime quattro partite di questo campionato abbiamo fatto 4 gol stasera. 2 col Torino sono 6, 1 a Parma sono 7, 2 con la Lazio sono 9. Abbiamo fatto 9 gol in 4 partite. Quindi significa che non abbiamo problemi a fare gol. Attacchiamo bene, siamo fluidi, andiamo in porta bene. Ma come perdiamo palla? Siamo sempre scoperti. I nostri centrocampisti, i nostri 2 centrocampisti, sono in posizione troppo avanzata. I nostri terzini sono troppo avanzati e ci imbucano sempre. Stasera il Venezia aveva la possibilità di imbucarci almeno 4-5 volte, ma essendo il Venezia non l'ha fatto. Rischiamo troppo. Se noi trovassimo un equilibrio difensivo con la capacità offensiva che abbiamo, passeggeremo quasi in ogni partita. Vinceremo questo campionato quasi passeggiando. Non siamo la squadra in Italia, in Serie A, che crea più occasioni pericolose in fase offensiva. Giochiamo con un 4-3-3 semplice. Io lo vorrei dire al mister, ma non credo che sia il mister a decidere la formazione e l'atteggiamento tattico, perché credo che al Milan gli allenatori servano da parafulmini. Va bene, abbiamo vinto 4-0, siamo belli quando attacchiamo, ma adesso ci aspetta una settimana con un significato importante e profondo. Non possiamo andare con questo atteggiamento in certe partite che ci aspettano tra pochi giorni. Non possiamo.
non possiamo. Basta poco in questo campionato scarso e scadente, basta poco per fare punti, basta poco per fare punti, ma poco, 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 poco. Emerson Royal, io lo giudico per quello che ho visto fino adesso, io lo giudico proprio con lui in campo. Abbiamo subito un gol a Parma, due a Roma contro la Lazio, e stasera abbiamo subito un gol anche per un pasticcio che ha fatto lui in area di rigore, poi è stato annullato. Per quello che ho visto fino adesso è un calciatore inadeguato alla Serie A e a vestire la nostra maglia, una maglia che rappresenta 18 trofei internazionali. Ciao. È inadeguato, Emerson Royal è inadeguato per quello che ho visto fino a... Se Emerson Royal è questo, faccio giocare Calabria, non è un fenomeno, ma è meglio di Emerson Royal per quello che ho visto fino adesso, e questo vorrei capire come ha fatto a giocare nel Barcellona e nel Tottenham. Non è che ha giocato al Caltanissetta e al Barletta, ha giocato a Barcellona e Tottenham, vorrei capire come ha fatto. Comunque ci aspetta una settimana importante, vediamo di fare cose logiche. Da giugno 2020 a dicembre 2022 abbiamo fatto cose logiche, con un gruppo unito, coeso e compatto, con un equilibrio tattico, abbiamo fatto bene, molto bene. Dopodiché sarà successo qualcosa all'interno della spogliatoia, ci siamo disuniti e anche in campo abbiamo perso orientamento tattico e non solo. Stasera siamo partiti forte sulla fascia sinistra, forse tutte le polemiche di queste settimane, cooling break, di su, di giù, pim pum pum, forse hanno spronato i nostri due unificanti di sinistra e forse hanno voluto dimostrare che sono ancora in grado di fare cose importanti. Sì, ma non è che c'è bisogno delle critiche per fare cose utili. Vestite la maglia del club più importante del mondo insieme al Real Madrid. Comunque siamo partiti forte sulla sinistra, abbiamo trovato subito il gol contro, abbiamo fatto 4 gol in 29 minuti nel primo tempo, 2 gol su rigore contro il Venezia, non contro il Real Madrid, ma voglio vedere quante gol, quante squadre faranno 4 gol al Venezia in 29 minuti. Non abbiamo problemi offensivi, dobbiamo trovare equilibrio difensivo. Nel 2022, nell'anno solare 2022, siamo stati la seconda miglior difesa d'Europa, infatti abbiamo vinto lo scudetto, nonostante fuori gioco geografico, l'arbitro Serra di Milan Spezia, la mano di Udoge, la gamba deformata di Belotti e compagnia cantante. Vediamo di fare le cose come si deve, che ci aspetta una settimana molto molto importante. Ultima cosa al signor Di Francesco. A me, ripeto, io non ho nulla contro il Venezia, non mi sta antipatico, non ho nulla contro il Venezia. Il signor Di Francesco era in panchina nel Lecce il 23 ottobre 2011, quando il primo tempo perdevamo 3-0 e poi abbiamo vinto 4-3. Il signor Di Francesco era in panchina nel Sassuolo quando in questo stadio, il 2 ottobre 2016, a un certo punto perdevamo 3-1 e poi abbiamo vinto 4-3. E il signor Di Francesco è stato in panchina stasera che abbiamo vinto 4-0. Il signor Di Francesco nel 2015 si è permesso di dire: no, non vado al Milan perché c'è troppa confusione. Cioè, il signor Di Francesco, non uno che ha vinto Champions League, Coppe Continentali, coppette. Il signor Di Francesco si è permesso di dire: non vado al Milan nel 2015 perché c'è troppa confusione. Ciao Di Francesco, ciao, torna in gondola, ciao Di Francesco, 4-0, vediamo di fare cose come si deve, che ci aspetta una settimana cruciale, vediamo di fare cose come si deve, di sistemare il centrocampo e non solo, eh.